grazie. Apriamo una nuova rubrica, piccole antenne crescono, ci occupiamo delle televisioni locali che si occupano di sport. Super Derby è una trasmissione di Quarta Rete Piemonte. Passo immediatamente la linea a Stefania Rocca per presentare Stefania il Rocca? Gioco. Ma la sorella di Kawasaki? Non si sente una parola, Rocca. Dovrete telefonare. Ecco. Bello, Stefania. Il giocatore che si nasconde. Chi vince, vincerà. E in più, l'annuario del calcio Cato. Mondiale. Eccolo qua. Ecco il giocatore. Dov'è il giocatore? Grata, ah, lì dietro c'è un giocatore. Facilissimo. Facilissimo. Dai, non riconosci. Pronto? È Galia. Ma com'è Galia? Ma da dove l'ha riconosciuto? Non lo sento. Ha detto è Galia. Niente, caduta. Aspetta. È Galia. Ma com'è caduta? Ma è caduta. Lei non sente? Ma che trasmissione è? Super non si derby. Sente, comunque. Ma come non si sente? Vediamo che non so. Ma è di quarto livello, non è quarta rete questa. Bello l'audio. Voce cristallina. Ha fumato la pipa, credo, prima di entrare in trasmissione. Una trasmissione bellissima, eh? Spiace non vivere a Torino per vederla. Prego la regia intanto magari di mandare... Sì, la regia, sì, di mandare qualcosa. Questo gioco aboliamo. Questo gioco aboliamo, lo dicono in sottofondo, e farebbero bene a abolire direttamente la trasmissione. Stanno ridendo. E ridono, ma dove sono in regia? Ah, ecco chi era. Si è scoperto chi era? Non chiama nessuno. Nessuno, però indovina. Cioè, ragazzi, io c'ho una sigla nuova, non so se dopo, dopo. Non le piace questo programma? Ma insomma. Pronto? Pronto? Ecco, ecco, vai. Pronto? Sì, sì, tocca a te, vai. Come ti chiami? Crociata Anna. No, non è Crociata Anna, Anna, dai. Anna, sai chi è? Tacconi. Ma come ha fatto a riconoscere? Sai che era difficile? Brava, hai vinto l'abbonamento a Juve News. Lo conoscevi già questo giornalino? Come? Lo conoscevi già questo giornalino? Come? Vabbè, vabbè. Lo conoscevi questo Pronto? Giornalino? Sì. No, aiuto. Lo conoscevi questo aiuto. Giornalino? No, no. Ah. Perfetto. Ah, perfetto. Ma come perfetto? Ma per vabbè, piacere, oh, ragazzi, vabbè, io ho una sigla nuova. Ecco. Ma questo è un dilettante. Questo non è un cantante. Sa cosa potrebbe piace, fare? Ma la nostra ma sigla cacciatore per questa giornata è questa. È un cantante dilettante. Lei può cantare insieme a lui, lo faccia. Ma per favore. Perché questa è la nostra nuova sigla di coda. Tacconi che canta. No, ma mi rifiuto assolutamente. La canzone di Fausto Leali. Ma non so le parole. Io amo, è famosa. Vabbè, se io amo, allora vado. Forza, forza. E respirare no, sul ragazzi. Tuo seno. Seno. Vai, vai, vai. Amo. Amo. No, no, non ci riesco, ragazzi, non è possibile. Guardi mettermi che... alla stregua. Guardi che di sta cultura. Salvando Tacconi, continui sto pure. Tacconi. E se lo copre lui fa una bella figura. Poi noi la lasciamo qui e lei durante la settimana può cantare la sigla ragazzi, durante gli altri programmi. Sì, ma io avevo quella nuova sigla, quella che parla canti, dell'amore. Canti questa è difficile. Calcio. Questa parla solo dell'amore. Eh beh, vabbè, però è già qualcosa. E ne parla male, ragazzi, perché amo, insomma. Eh beh, è vero. Può essere interpretato anche come l'amo della peste. Ah sì? Cioè, adesso non so. Non ci avevo pensato, lì, ma lei ha ragione. Lo aiuti, per favore. Se la canta lui, poi... Guardi come hai visto come era felice, sorrideva. Questi qui non è che non è una coreografia quella, è che sta avendo dei mancamenti per la voce di Tacconi. Dimenticato al la parola. Faccio gli amo dopo. Sì. Ecco, ora. Amo. Bravo. Sì. Ancora, ancora. Amo. Ma lei è un cantante? Sì, sì. Sono un artista, cioè prima di ma essere lei veramente cantante, un cantante sono un uomo. Ma non ce lo poteva dire prima? Perché noi dovremmo fare una sigla? Allora, io ho parlato con il dottor Ziritti. Va bene, mi ricordo allora, perfettamente il nome subito, che mi aveva chiesto una sigla dopo. Nuova che ho composto personalmente Michele intitolata Tontini. Non dire mai gol va che bene, vorrei bene. Cantarvi grazie, allora. Ce la canta domenica la canto prossima un'altra volta. Fra poco c'è Studio Sport con Giovanni Bruno e Cotelli, quindi cambiate canale che forse è meglio. Ciao a tutti.